Il paziente con orticaria cronica spontanea, nel momento di scegliere il posto dove andare in vacanza, deve tenere conto di che sia un posto ventilato e un posto fresco. E quindi direi preferibile la montagna al mare, ma in realtà se l'orticaria cronica è sotto controllo con la terapia in atto, possiamo scegliere anche il mare, ma come ho detto prima, un posto ventilato. Evitiamo posti con molto alto tasso di umidità, con un grande numero di zanzare, ad esempio, che potrebbero veramente complicare la vita ai pazienti con orticaria cronica. Quindi dovremmo comunque mantenere un stile di vita congruo durante il periodo di vacanza, evitando tutti quelli che sono i fattori scatenante o aggravante l'orticaria. Quindi evitare la vicinanza a fonte di calore o stare in ambienti molto molto caldo, quindi se sono al mare evitiamo gli orari centrali della giornata, che come ben sappiamo sono gli orari dove il sole, diciamo, incide in maniera più importante sulla superficie terrestre, quindi è un momento che comunque andrebbe evitato per proteggere la nostra cute, ma comunque è un momento nel quale sulla spiaggia fa tanto caldo e il caldo è un elemento che può peggiorare l'orticaria. Così come dobbiamo evitare di esporsi al sole in maniera esagerata, dobbiamo adeguare e utilizzare le creme protettive con un fattore di protezione alto e dobbiamo utilizzare degli indumenti, dei vestiti larghi in cotone per evitare che anche la pressione, lo sfregamento sulla cute possa scatenare o aggravare l'orticaria. Il paziente affetto da orticaria cronica spontanea che si trova in vacanza, se ha una riacutizzazione, deve tenere conto di quello che le è stato consigliato dall'allergologo o dal dermatologo curante. Quindi, prima di partire, al momento di fare l'ultima visita, dobbiamo chiedere i consigli al nostro specialista curante, in modo tale di avere, tra virgolette, un kit di pronto soccorso a disposizione. Dobbiamo sapere, in caso di una recrudescenza lieve, magari il consiglio del nostro specialista sarà di aumentare il dosaggio dell'antistaminico, magari per qualche giorno o per un periodo più prolungato, o potrebbe dirci in questo caso dovreste aggiungere una terapia cortisonica, quale e per quanto tempo. Se nonostante questi accorgimenti ci fosse una riacutizzazione importante, dobbiamo sempre guardare in zona di villeggiatura se ci sono delle guardie mediche o dei servizi per il turismo al quale possiamo accedere. Il pronto soccorso dobbiamo riservarlo veramente solo per le situazioni di emergenza importante, dove sopraggiunge un altro sintomo diverso di quello che è la solita orticaria, cioè magari faccio fatica a respirare, sono svenute o un angioedema veramente importante, altrimenti meglio rivolgersi alla guardia medica che potrebbe darci un aiuto finché riusciamo a rientrare e risentire il nostro specialista.